Secondo te, quali sono in questo momento le problematiche che l'industria musicale tutta si trova ad affrontare? Appunto, quali sono le criticità che appunto l'industria cerca di risolvere in questo momento per dare un servizio che sia il più efficace, il più completo possibile? Beh, innanzitutto bisogna, cioè la tua domanda si riferisce forse all'industria discografica, perché c'è una distinzione, cioè bisogna distinguere bene industria musicale e industria discografica. Allora, per quanto riguarda l'industria discografica, anche lì bisogna vedere che cosa si intende, perché c'è l'industria discografica dei grandi numeri o delle migliaia di copie, quella sì, quella in crisi, e lo sappiamo perché la musica è in evoluzione continua, per cui è stato sfruttato il mondo discografico dei grandi numeri fino a che si è potuto. Adesso è cambiato proprio il sistema, per cui non funziona più, non sta più in piedi questa cosa. Mentre invece esiste, e ne abbiamo la dimostrazione proprio alla Fiera Internazionale della Musica, esiste un mercato che non tratta i grandi numeri, quindi le migliaia di copie, ma che riesce a vivere. Quindi ci sono case discografiche che ancora producono gli artisti, producono i dischi e vendono i dischi. Questo è importantissimo e queste realtà si troveranno al film di Fiera Internazionale della Musica. Quindi c'è da fare questa distinzione. Per quanto riguarda i problemi legati all'industria musicale in sé, beh, quelli ci sono sempre stati, quindi c'erano problemi prima quando si dovevano inventare dei nuovi artisti, adesso i problemi sono legati ad altre cose, cioè internet sicuramente ha rivoluzionato un po' tutto quanto, e nel bene e nel male poi, perché se vogliamo non è tutto così negativo, cioè non bisogna guardare come se la discografia e la musica ormai fossero distrutte, tutt'altro, cioè la musica esiste, si farà sempre, esisterà sempre, i musicisti ci saranno sempre e saranno sempre di più legati a questo mondo, quindi al mondo di internet, e che ancora, secondo me, può essere sfruttato in mille modi, per cui diciamo che è tutto relativo, ecco, i problemi di adesso della musica sono relativi. Bene. Ci sei? Assolutamente, Ok. assolutamente. No, dico, tu pensi che appunto la giusta distinzione, la corretta distinzione a cui mi associo anche io tra industria musicale in toto e industria discografica, tu pensi possa polarizzare il mercato, nel senso di creare sostanzialmente un ecosistema in cui ci sono le grosse case discografiche e poi gli artisti indipendenti che si autoproducono, o come mi pare di aver capito, diciamo ci sono anche delle vie di mezzo? Guarda, le grandi case discografiche ormai non fanno più solo musica, e lo sappiamo benissimo. Ormai la grande casa discografica, se vuole continuare a fare discografia, deve legarsi per forza a tutto ciò che è la televisione, quindi il business televisivo e tante altre cose. La musica vera, secondo me, la si trova soprattutto nelle piccole etichette, quindi nelle realtà ridimensionate che continuano a produrre musica, a vendere musica come si faceva una volta e continuano a farlo tutt'oggi, ma esistono davvero queste realtà e sono anche tante. Il fatto è che non si può più contare sulla vendita di centinaia di migliaia di dischi come lo si faceva una volta, perché non si vendono più comunque, cioè il disco oggi non ha più il valore prima, ecco, e questo è proprio soprattutto dato da internet. Mi permetto anche di aggiungere a quello che tu dici che secondo me il passaggio epocale sarà appunto dalla musica intesa come già si era così ipotizzato, poi ormai è diventato una realtà. Un punto fondamentale è quello del passaggio dalla proprietà della musica all'accesso, e questo ha sconvolto totalmente quelle che sono le attività classiche di promozione e vendita della musica. Il secondo punto fondamentale, mi associo a quello che dici tu, sarà proprio appunto non sui numeri, ma soprattutto cercare di creare un valore economico a partire dall'uso della musica. Quindi la stessa musica, lo stesso brano, lo stesso album, probabilmente l'artista non verrà utilizzato, scusa,
diciamo, non verrà, la musica non verrà così considerata solo come una mera esecuzione di una performance di un concerto televisivo o radiofonica, ma soprattutto per gli usi che ne verrà fatta. E quindi parlo anche dei diritti musicali in ambito digitale, poi qui apriamo un mondo abbastanza così variegato e complesso. E,